Sì, sapevamo che comunque venire qui a giocare contro questo Milan era una partita di sofferenza in cui dovevamo soffrire, però penso che anche noi comunque abbiamo creato le nostre occasioni, siamo stati pericolosi e questo ce lo dobbiamo tenere e ce lo dobbiamo portare dietro. Non è arrivato un buon risultato, però c'è stata una prestazione solida da parte tua a San Siro. Diciamo che hai un buon feeling con le prestazioni di un certo livello. No, a prescindere da questo, è importante comunque andare con le prestazioni a livello di squadra proprio in crescendo. Sapevamo che comunque dopo l'inizio di campionato adesso dobbiamo ripartire, deve ripartire il nostro campionato dalla partita di domenica scorsa. E penso che comunque anche oggi la prestazione non è da buttare. E dobbiamo tenere quello che abbiamo fatto di buono. Abbiamo 2 giorni per rivedere quello che abbiamo sbagliato, per ricaricare le energie e poi dobbiamo subito ripartire alla grande. Sono servite queste due partite anche un po' per ricaricare le tue energie dopo l'inizio del campionato che era stato un po' difficile, con qualche magari anche critica ingenerosa nei tuoi confronti? Queste sono cose che comunque bisogna lasciano un po' il tempo che trovano, bisogna lasciare fuori dal campo e bisogna sempre pensare a lavorare, a cercare di migliorare. E ovviamente le prestazioni positive aiutano e non possono che aiutare. Adesso, prima con Kevin dicevo se aveva recuperato le forze, magari dalla porta si consumano più energie mentali, però c'è un trittico di partite davvero molto tosto. Sì, fino alla prossima sosta direi che comunque abbiamo delle partite importantissime per noi e per il nostro campionato. Dobbiamo affrontarle una per volta al meglio, pensare sempre a partita singola dopo partita e poi alla fine vedremo cosa saremo stati in grado di fare.